Buonasera, io sono Valeria Tamborra, coautrice dell'intervento di cui vi parlerò. Vi porto i saluti della professoressa Pelle e della dottoressa Vinci. E siccome diciamo, anticipavano un po' i nostri coordinatori, il nostro contributo si occupa proprio delle tecnologie per l'inclusione, però applicato, diciamo, a un target particolare. Ci siamo occupati del monitoraggio in itinere della formazione, di un corso di formazione per docenti in esubero. Ve lo spiego meglio. I docenti in esubero sono una categoria di insegnanti che sono stati di ruolo per molti anni, ma perdenti posto. E con il decreto direttoriale numero 7 del 2012 sono stati regolamentati questi corsi di sostegno per il personale docente in esubero. Si tratta appunto di corsi di formazione consistenti in 1500 ore organizzati dalle università. Il corso di sostegno abilitante attivato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia e Comunicazione, che ospita questo convegno dell'Università di Bari, ha previsto una formazione di tipo blended, ossia in parte in presenza e in parte, diciamo, a distanza su una piattaforma Moodle. Quindi la ricerca si pone all'interno di un monitoraggio in itinere delle attività formative svolte ed è stata costruita a partire da alcune domande di ricerca. Innanzitutto la domanda guida primaria è stata quella di, ci siamo chiesti quali credenze implicite e rappresentazioni i docenti avessero relativamente all'utilizzo delle tecnologie per l'inclusione. Ci siamo chiesti anche quanto i docenti si ritengono, questa tipologia specifica di docenti, si ritenessero competenti in merito all'utilizzo delle tecnologie e quanto si sentissero competenti sull'utilizzo delle tecnologie specifiche per la disabilità. Che tipologia di formazione pregressa possedessero rispetto alle tecnologie didattiche e alla media education e in che modo i corsisti valutassero l'esperienza del corso erogato e in che modo questa formazione potesse essere stata efficace. Per cui gli obiettivi sono stati sostanzialmente due, uno di tipo conoscitivo e autovalutativo e un altro più puramente relativo al monitoraggio in itinere della formazione erogata. Per cui un brevissimo cenno al framework teorico che ha guidato la costruzione del questionario di ricerca, la formazione degli insegnanti attraverso il dialogo con la ricerca, apprendere e insegnare, che è un costrutto connesso a quello dell'identità dell'insegnante, della teacher expertise, e riconoscere il pensiero degli insegnanti come uno specifico sapere professionale. Dunque passo velocemente i dati per diciamo, non togliere tempo agli altri relatori. Il questionario è stato costruito con tre principali sezioni, una anagrafica, una relativa all'autovalutazione di competenza sull'uso delle tecnologie e una sulle esperienze pratiche di utilizzo delle tecnologie inclusive. I dati di cui vi parlerò sono riferiti a 198 docenti in esubero, e di questi per il 65,2% di età superiore a 48 anni e per il 94,8% con oltre 12 anni di esperienza lavorativa a scuola. Dunque, i dati che vi presento sono sintetici e non restituiscono interamente la ricchezza che il questionario ci ha restituito, quindi vi presenterò alcuni cenni per quelli più suggestivi, diciamo così. Allora, le prime due domande che sono state poste ai docenti, dopo la parte anagrafica ovviamente, sono state: in generale, quanto ti ritieni competente nell'utilizzo delle tecnologie?
e quanto ti ritieni competente nell'utilizzo delle tecnologie inclusive per la disabilità. Il grafico parla abbastanza chiaramente da sé. In merito all'utilizzo in generale delle tecnologie, il 64,1% dei docenti ha riportato di sentirsi molto competente. Al contrario, il 68,7% ha riportato di sentirsi poco competente in merito alle specifiche tecnologie inclusive per la disabilità. Ancora, le tecnologie con studenti con bisogni educativi speciali. Rispetto a questo è stata costruita una matrice, sono state proposte delle affermazioni rispetto alle quali poi i docenti potevano riportare il loro grado di accordo su una scala da 1 a 10. E che cosa è emerso? Si è registrata un sostanziale riconoscimento dell'importanza delle tecnologie per la personalizzazione degli ambienti di apprendimento e come elemento che si integra all'azione del docente. Ancora, rispetto all'uso delle tecnologie con alunni con disabilità, è emerso molto chiaramente un forte bisogno di ricevere una formazione specifica sul tema. Dato molto interessante, i primi due grafici che vi ho fatto vedere, c'è stata rispetto al 198 docenti, 198. Allora, grado di accordo praticamente. Quella era una matrice, cioè una tabella, c'erano le affermazioni che vedete in leggenda: ritengo di aver bisogno di una formazione specifica, mi sento in grado. Esatto, da per niente 1, molto, cioè del tutto livello 10 praticamente. Abbiamo deciso di non sottoporre una scala Likert a 5 punti, ma di consentire ai docenti di esprimere il loro grado di accordo su una scala da 1 a 10 praticamente. E quindi quelle riportate poi in verticale sono le percentuali, Dunque vi dicevo, nel primo grafico loro nella seconda domanda avevano affermato per il 68% di sentirsi poco competenti sull'utilizzo delle tecnologie inclusive. Contrariamente invece qui hanno riportato, abbiamo riscontrato delle percentuali abbastanza alte con grado di accordo elevato rispetto all'item mi sento in grado di scegliere le tecnologie più adatte a migliorare il mio approccio metodologico didattico. Quindi se da un lato c'è una percezione di bassa competenza nell'utilizzo delle tecnologie, dall'altro c'è una percezione di competenza nella scelta di quelle più adeguate. Questo è stato un nodo critico ovviamente che ci è stato riportato dall'analisi dei questionari, che abbiamo ovviamente intenzione di approfondire nel monitoraggio finale della formazione. Prima di presentarvi il prossimo grafico, questo che in realtà non è un grafico, vorrei soffermarmi sul concetto di assimilazione e inclusione, perché uno degli item che abbiamo sottoposto ai docenti era proprio sull'uso delle tecnologie per l'inclusione dell'allievo con disabilità o la personalizzazione dell'ambiente di apprendimento. Il concetto di assimilazione, vi ricordo, enfatizza la possibilità delle tecnologie di rispondere ai bisogni educativi speciali del singolo studente e si tratta della prospettiva dell'integrazione che la letteratura sta recentemente mettendo in discussione in quanto basata su una visione latente assimilazionista. Invece il concetto di inclusione enfatizza la possibilità delle tecnologie di modificare il contesto e rimuovere
rimuovere gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione. Dunque sono state posti questi due items, ai docenti, che sono di questo genere. Ritengo che le tecnologie possono avere una funzione inclusiva perché orientate a rispondere ai bisogni educativi speciali del singolo studente, e questo era l'item riferito all'approccio assimilazionista. E poi è stato chiesto: ritengo che le tecnologie possono avere una funzione inclusiva perché permettono di modificare il contesto di insegnamento-apprendimento. E questa era l'ottica inclusiva. I dati emersi ci hanno portato sostanzialmente a dati sovrapponibili. Infatti abbiamo riscontrato per l'82,3% per il primo item e per l'83,3% per il secondo item un grado di accordo elevato su entrambi gli items. Quindi questo ancora ci porta alla riflessione di dover approfondire il modo in cui i docenti concettualizzano l'assimilazione, l'integrazione e invece l'inclusione e il ruolo che le tecnologie assumono all'interno di questo contesto. Per concludere l'ultimo grafico, abbiamo fatto una ricognizione di tutte le tecnologie a disposizione dell'insegnante con le diverse disabilità. Quindi abbiamo presentato una serie di tecnologie per disabilità visive, intellettive, motorie, per disturbi specifici dell'apprendimento e poi tecnologie generali per l'organizzazione didattica. Per ciascuna di queste tecnologie, che sono state presentate, ciascun docente doveva riportare se lo conoscessero e ne avessero fatto esperienza a scuola o durante il tirocinio, se lo conoscessero ma non ne avessero mai fatto esperienza, se lo conoscessero perché fosse stato nominato, se ne fosse parlato durante il corso di sostegno o se non lo conoscessero affatto. I dati che vi presento sono stati aggregati statisticamente, sono state aggregate tutte le tecnologie per tipologia di disabilità. Quello che emerge è anche abbastanza chiaro e molto critico: ci sono delle altissime percentuali di docenti che hanno riportato di non conoscere affatto le tecnologie che gli sono state proposte. L'ambito maggiormente critico è quello delle tecnologie intellettive, è quello in cui comunque i docenti hanno riportato di averle maggiormente utilizzate, sono comunque quelle più generali sull'organizzazione didattica, perché comunque si tratta di tecnologie che fanno parte un po' dell'utilizzo comune di tutti noi. Quali sono le prospettive? Dai dati è emersa una rappresentazione delle tecnologie come un dominio separato da quello della metodologia didattica. Quindi si sostanzia la necessità di strutturare corsi di formazione universitari specializzanti che consentano ai docenti di ripensare i metodi di insegnamento con le tecnologie. Le tecnologie sono riconosciute come strumenti di inclusione di fondamentale importanza, ma vi è pochissima conoscenza degli strumenti specifici esistenti rispetto alle specifiche disabilità. E concludendo, per lo specifico target di cui stiamo parlando, la formazione deve farsi specialistica su questi temi, ma al contempo deve essere in grado di mobilitare le competenze preesistenti affinché possano essere potenziate e applicate in contesti nuovi. Grazie. Buonasera, sono Eleonora Vera, docente di scuola in ospedale e opero da diversi anni nel reparto di neuropsichiatria infantile degli ospedali riuniti di Foggia. Sono qui insieme a Erika Ena a presentare un percorso riflessivo sull'efficacia didattica del docente ospedaliero.
e da un focus realizzato da noi, da docenti, emerge la figura di un docente ospedaliero in progress, con questa identità ancora indefinita. E da questo focus viene fuori un senso di disorientamento, poiché l'azione didattica è avvertita da noi docenti come frammentaria, estemporanea, evanescente. Il docente ospedaliero quindi è alla ricerca dell'efficacia in termini di produttività formativa e cerca di stabilizzare le pratiche per gruppi mobili di bambini estremamente disomogenei. Mette quindi in discussione l'operato tradizionale ed è orientato all'innovazione didattica con l'uso facilitante delle tecnologie. Ultimo dato importantissimo, ed è quello che ci ha poi spinte a prendere contatti con l'Università di Foggia, è la predisposizione ad essere osservati e anche ad osservarsi in azione. Dal 2010 quindi noi collaboriamo con i ricercatori del laboratorio ERID del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia, e dal 2012 la sezione ospedaliera diviene prima scuola pilota in Puglia per la sperimentazione degli EAS nel progetto Smart Future. La didattica in ospedale e sostanzialmente ha quindi delle prerogative che sono fondanti. Solo una visione sistemica della progettualità e dell'intervento è in grado di rispondere alla complessità di questo contesto specifico. Il curriculum diventa esperienziale, esistenziale e virtuale, includendo il bambino nella sua totalità e coinvolgendolo in laboratori interdisciplinari. Inoltre, la mediazione didattica si modella sui bisogni di relazione e di cura, procede dalla elaborazione del disagio e del dolore per dare avvio a un percorso di inclusione ed autoconsapevolezza. Il nostro setting è assolutamente inclusivo. La nostra aula è un atelier creativo, è un luogo in cui dare vita alle relazioni nuove con persone e oggetti, ad esprimere il pensiero creativo e a mettere in moto idee da condividere. Serve questo contesto a rielaborare la paura e il disagio, a mettere a fuoco le emozioni, a mettersi in gioco e soprattutto a sperimentare limiti e abilità per creare un legame fra contenuti inconsci e realtà. Questo è il nostro sistema di laboratori, che ha una scansione settimanale. Noi abbiamo già sperimentato un percorso di artistico musicale per la realizzazione di opere d'arte viste con gli occhi dei bambini. Quest'anno invece abbiamo lavorato tantissimo sul laboratorio di scrittura creativa. Per quanto riguarda l'obiettivo della sperimentazione è questo: progettare procedure didattiche validate scientificamente in grado di rendere stabile una didattica che deve gestire l'imprevisto. Per quanto riguarda la sperimentazione degli EAS, il progetto Smart Future risulta congeniale alla tipologia di setting scolastico che è implementata quindi da supporti tecnologici. La metodologia EAS si coniuga con gli stili educativi della didattica ospedaliera ed è quindi funzionale all'avvicendamento settimanale degli studenti. L'impianto degli EAS rende snella l'organizzazione delle attività didattiche e rende esplicite le procedure. La metodologia viene utilizzata principalmente per il laboratorio di scrittura creativa, consentendo di facilitare la produzione, l'archiviazione e la condivisione dei prodotti narrativi. Concludo sottolineando che l'empatia, intesa come capacità di sintonizzarsi cognitivamente ed emotivamente con gli altri e con ciò che stanno vivendo, favorisce la conoscenza dell'altro ed è in grado di attivare anche condotte divergenti.
passo adesso la parola a Erika. Grazie. Buonasera a tutti. Come ha accennato prima la mia collega Eleonora Viera, io lavoro presso l'Università degli Studi di Foggia e collaboro con un laboratorio di ricerca che si occupa di metodologie didattiche innovative attraverso l'introduzione delle tecnologie. E questa per me è stata la prima esperienza, lo confesso, all'interno di un contesto ospedaliero, perché spesso ho lavorato con scuole di ogni ordine e grado e pur avendo in classe docenti di sostegno e quindi bambini e studenti affetti da diverse patologie, ero un po' più questa volta diciamo impreparata perché come ha detto prima la collega c'è sempre l'imprevedibilità. E infatti l'utenza era per lo più comprendeva diverse patologie, dai disturbi specifici di apprendimento alla patologia di ADHD a altri tipi di disturbo come ad esempio l'autismo. Ma nonostante tutto abbiamo adottato questa metodologia didattica che era per lo più laboratoriale e quindi si rifaceva al learning by doing. In più abbiamo ovviamente aggiunto come prima sperimentazione in particolare su Foggia, quindi all'interno del nostro territorio, gli EAS. Gli EAS sta per episodi di apprendimento situati e qui ieri c'è stato il professor Rivoltella da cui tutti abbiamo tratto spunto. Quindi in più c'era anche l'introduzione delle tecnologie perché anche la sessione ospedaliera è stata dotata di attrezzature e quindi abbiamo avuto la possibilità di realizzare questo laboratorio digitale. Ora, le fasi della sperimentazione. Abbiamo innanzitutto, siamo entrati in aula presentandoci e facendo una prima fase di accoglienza, anche perché come voi ben sapete all'interno del contesto ospedaliero non si ha una classe per un anno, ma per la degenza dei bambini ovviamente si può parlare di 15 giorni, di una settimana, ma anche di 2-3 giorni. Quindi non avevamo la possibilità far sì che i casi fossero esaminati per un lungo periodo. Io come primo approccio mi sono presentata, ho parlato con l'equipe medica per sapere un po' le patologie e poi mi sono introdotta nel laboratorio a lavorare con loro. Devo dire che all'interno è stato tutto condiviso anche nell'ottica di un sistema formativo integrato perché sono state anche diverse le competenze messe in atto a partire da quelle dell'equipe medica, dalla grande collaborazione dei docenti e dal nostro supporto per monitorare la sperimentazione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente rielaborato una storia inventata dai bambini, le lacrime di coccodrillo, e in particolare io mi sono introdotta con la realizzazione di un fumetto attraverso l'utilizzo di un software che viene chiamato Pixton, che è gratuito e tra l'altro sia le scuole che anche un singolo individuo può tranquillamente registrarsi. Durante queste fasi abbiamo suddiviso la storia in sequenze ed ecco qui il fumetto che abbiamo realizzato. Ciascun bambino ha rielaborato una sequenza facendo ovviamente una sintesi prima della storia, dividendola in sequenza e vedete qui ci sono questi pupazzetti che sono tranquillamente rielaborabili da Pixton, cioè è un software che ci dà la possibilità di scegliere il colore, il personaggio, tutto a libera fantasia dei bambini. Ovviamente noi avevamo un canovaccio da seguire perché c'era una storyboard e ci siamo adeguati a questa storyboard. Cosa, a parte l'entusiasmo, perché qui ovviamente la tecnologia dà una marcia in più per quanto riguarda la motivazione, ormai viviamo in un'era dove comunque si parla di nativi digitali e io vedo che già a partire dai primi anni di vita i bambini condividono con noi i dispositivi tecnologici e ne fanno quindi uso. Quindi oltre all'interesse nei confronti del software, che io ho
spiegato, ho fatto prima una simulazione in maniera molto semplice per non farli sentire impacciati, la tecnologia ha svolto una funzione abilitativa e riabilitativa. Vi spiego. Abilitativa perché ha senza dubbio in un certo senso reso maggiormente autonomi i bambini in questo processo di apprendimento, che era quello di suddivisione della storia. E in più adesso era legato anche il discorso del linguaggio. Molto spesso questi software aiutano anche all'apprendimento della lingua italiana. E inoltre, questa era la funzione abilitativa, riabilitativa perché hanno consentito una maggiore concentrazione e motivazione nello svolgere questa attività, che era quella di realizzare un fumetto. La valutazione finale è stata svolta attraverso l'utilizzo di rubriche costruite da noi e convalidate e confrontate con, all'interno del progetto Smart Future, di cui vi ha detto prima la docente, questa sessione ospedaliera era pilota all'interno del suo territorio. Ancora altri esiti di sperimentazione, la possibilità da parte dei docenti di attuare una pratica riflessiva e quindi di annotare, osservare tutti i cambiamenti dei bambini all'interno del laboratorio. Inoltre il tutto è stato documentato all'interno del sito della scuola, dove ci sono i materiali e la descrizione un po' di tutti i laboratori. Andiamo alle conclusioni. All'interno, quindi, oltre alla funzione importante che è stata attribuita alla tecnologia, ma non solo, perché all'interno delle tecnologie ci sono sempre dietro delle metodologie didattiche che consentono l'utilizzo della tecnologia. Questo è un fattore molto importante, al di là del software specifico che possa venire utilizzato. E la cosa più importante è che è stato possibile gestire l'imprevisto che poteva derivare dalle diverse patologie e dal contesto, dal setting particolare nel quale noi ci siamo trovati ad operare. Questo modello è stato assunto come modello di buona pratica ed è facilmente anche replicabile, tant'è che noi siamo in fase di progettazione e stiamo scrivendo anche un volume che uscirà a breve come appunto raccolta e documentazione dell'intera sperimentazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Ancora sta legislativo, questa è la nostra realtà. Sì. Ci può essere un motivo per cui una realtà ospedaliera non viene contemplata? Allora, il Ministero della Pubblica Istruzione promuove delle specifiche attività, anche degli investimenti economici notevoli per sostenere la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare. Le realtà italiane sono molto diverse, ad esempio parliamo del Gaslini di Genova, ci sono realtà meravigliose, consolidate, che da anni lavorano nell'accoglienza, nell'integrazione
e oggi anche nell'inclusione, intesa anche come innovazione didattica. La Puglia, diciamo che si distingue un po' come, in questi ultimi anni c'è stata una particolare attenzione dell'ufficio scolastico regionale, e tant'è vero che abbiamo anche creato un logo molto significativo, quest'ulivo secolare che affonda le radici nell'humus pedagogico pugliese, che è un dato di fatto, possiamo dirlo. Bene, allora noi come Ospedali Riuniti abbiamo fatto un lavoro di grande riflessione, siamo 4 docenti, ci siamo interrogati sul nostro ruolo, che era un ruolo finora estemporaneo, cioè limitato soltanto a interventi di tipo ludico, ecco, anche laboratoriale, ma vuoti come significati se non di intrattenimento. Abbiamo quindi lavorato su noi stessi e sulla nostra professionalità. Quindi emerge da parte nostra una ricerca di senso del nostro lavoro, e quindi dovevamo dare un senso anche all'incontro fugace, occasionale di un solo giorno per un solo bambino, perché ogni bambino, e in particolare nella situazione della malattia, necessita di una particolare cura che per noi istituzionalmente come scuola primaria è un momento di cura istituzionale, quindi ha una validità educativa specifica. Perfettamente d'accordo, quello su cui mi interrogavo io era come mai in alcune realtà tutto questo. Bene, c'è la volontà anche politica di promuovere sul territorio il diritto allo studio. Questo è diritto allo studio, oltre che diritto alla cittadinanza. Quindi le realtà sono anche locali. È chiaro che c'è da sperare che questa scuola in ospedale, che il Ministero pubblicizza, vada su tutto il territorio nazionale. Insomma. Esatto, 2009-2012, quindi ci sono dei requisiti istituzionali e legislativi specifici. Grazie. Sì. Allora, abbiamo chiamato alla discussione per l'Annunzia Schiavone, lei Bernardi? Schiavone. Buon pomeriggio, sono Annunzia Schiavone, docente di scuola primaria in un istituto comprensivo milanese e dottore di ricerca presso questa università. Abbiamo avviato tempo fa questa ricerca in collaborazione con la cattedra della professoressa Loredana Perla, in collaborazione col CNIS Puglia, questa ricerca dal titolo La documentazione per l'inclusione, una ricerca formazione sulle scritture professionali dell'insegnante specializzato. Questa ricerca si colloca sostanzialmente nel tema affrontato nel corso di queste giornate congressuali e quindi nello specifico al tema della professionalità docente, con uno sguardo specifico all'insegnante specializzato e la lente attraverso la quale abbiamo esaminato alcune criticità sostanzialmente connesse a questa specifica funzione dell'insegnante specializzato è quella della documentazione da lui prodotta. Questa ricerca si colloca al contempo all'interno di un quadro che è quello che da tempo sta cercando, e recentemente anche c'è un'attenzione anche da parte della normativa, di ridefinire il ruolo e le funzioni dell'insegnante specializzato, e nello specifico abbiamo fatto riferimento a questo testo che credo è stato anche fra l'altro già citato in alcune precedenti relazioni è un testo che è quello della European Agency for Development in Special Needs Education nel 2012, che ha pubblicato questo profilo di quattro aree di competenza che definiscono un insegnante inclusivo. E quello che abbiamo colto come elemento di partenza poi della ricerca è questo aspetto. In questo volume si pone un'attenzione particolare, poi ripresa anche da un testo molto interessante del professor Janes, che è l'evoluzione dell'insegnante di sostegno, dove sostanzialmente si mette a fuoco questo aspetto, cioè la prima questione rilevante da un punto di vista didattico è che non si parla di insegnante specializzato di sostegno, ma l'idea di fondo è che ogni insegnante debba farsi carico di una missione inclusiva, sebbene
tutti coloro che frequentano quotidianamente la scuola sanno quanto questa, quanto questo aspetto rappresenti una criticità e una nota dolente, anzi dolentissima. Perché? Perché diciamo parlare ecco, di docenti che assumano una missione inclusiva, perché i valori e le aree di competenza, in particolar modo ben descritte nel profilo dei docenti inclusivi, dovrebbero essere valide per tutti gli studenti e non solo quelli a rischio di esclusione. In questo volume si traccia un profilo appunto dell'insegnante di sostegno che noi abbiamo trovato molto interessante in relazione ad un aspetto che poi appunto il tema chiave di questa ricerca, e cioè un docente, il profilo di un docente inclusivo, che sostanzialmente è così connota di questi aspetti che ho evidenziato, cioè un docente che sa avvalersi dei dati rilevati nella situazione reale, che attinge ad una prospettiva metacognitiva e che come dire, sviluppa attività orientate verso un approccio metacognitivo, che sa condividere le sue pratiche, che sa riflettere, è un insegnante che a nostro avviso ha questa specifica connotazione, un docente esperto della documentazione didattica a sostegno dei processi inclusivi. Ma quali sono ecco, le documentazioni prodotte dai docenti finalizzate a garantire l'inclusione in classe, quali elementi ne definiscono la qualità e quali punti di criticità sono sostanzialmente le domande quadro dalle quali siamo partite. La documentazione per l'inclusione, perlomeno per quanto ecco, ci riferisce la normativa, e in particolar modo la legge 104 e il successivo poi DPR 22.2 del 1994 in materia di integrazione scolastica, prevede, fa riferimento a una serie di documenti che è diritto dovere del docente di sostegno consultare e produrre al fine di progettare il proprio intervento didattico disciplinare in modo efficace. Abbiamo sottolineato che le tipologie di documentazioni sostanzialmente sono di due tipi, quelle da consultare e quelle da produrre. Le documentazioni da consultare sono sostanzialmente quelle di carattere clinico e quindi la diagnosi funzionale è la diagnosi clinica e successivamente la diagnosi funzionale. Le documentazioni a cui la normativa sottolinea l'impegno da parte del docente specializzato da produrre invece sono documentazioni di carattere sostanzialmente didattico, profilo dinamico funzionale e piano educativo individualizzato. Abbiamo ovviamente approfondito la letteratura in merito a questo tema e ciò che emerge sono molteplici criticità. Ne segnaliamo le più rilevanti: una discrepanza tra la dichiarazione di intenti, la praticabilità e l'applicazione di procedure molto macchinose e dispensiose in termini di tempo per la documentazione e per il numero di soggetti coinvolti, con il conseguente prevalere purtroppo della delega della compilazione al solo insegnante di sostegno. Un'altra criticità forte è l'assenza di coordinamento, oltre che di responsabilità, nella traduzione pratica di questa visione sistemica della legge e quindi la frammentazione di attribuzioni, compiti, responsabilità e ambiti di intervento, il motivo principale per cui l'interazione e la collaborazione tra i vari attori individuati dal legislatore come coprotagonisti dei processi di integrazione degli alunni con disabilità restano delle pratiche poco diffuse o sostanzialmente difficili da realizzare. Ed ancora, una difficoltà di collaborazione e l'incapacità di intendersi tra soggetti che purtroppo molte volte hanno linguaggi sostanzialmente diversi. C'è una documentazione da consultare che è di carattere clinico, che è connotata sostanzialmente da un linguaggio che è prettamente medico e che poco si lega con tutto l'impianto poi del lavoro che effettivamente deve essere prodotto dall'insegnante in classe. La normativa infine definisce solo in linea di massima i contenuti del PEI, ad esempio, in molti casi si redice una programmazione didattica disciplinare individualizzata per l'alunno con disabilità, ma sostanzialmente limitata ad una sequenza di unità didattiche personalizzate, senza indicazioni, e questa è una nota assai dolente, per il raccordo con gli interventi poi di scuola o extrascuola. Ed ancora, il documento è predisposto dal docente di sostegno e offerto spesso a conclusione dell'anno scolastico alla firma della famiglia. Altre volte invece la programmazione non viene assolutamente presentata alla famiglia ed è quest'ultima a doverla richiedere. E dunque, dicevo, dall'analisi della letteratura emerge un quadro che ha finora fortemente condizionato la possibilità di praticare concretamente l'inclusione, e prendo a prestito una riflessione di Yanes che dice: una scuola che si fonda su equità, sulla promozione sociale e sulla valorizzazione di tutti gli allievi è probabilmente una scuola
profondamente inclusiva, ma ancora lontana dal realizzarsi. E dunque queste insomma le questioni di quadro da cui siamo partiti e il focus di attenzione sul quale appunto ci siamo poi orientate riguardano la necessità probabilmente di ripensare la competenza documentativa degli insegnanti specializzati. Per noi documentazione è associata alla scrittura professionale, ma è anche essa stessa scrittura professionale. E perché sappiamo bene nel corso di questo convegno, è come dire, un aspetto che è emerso da più voci, che è assente fra i docenti una cultura della documentazione, dunque una cultura della scrittura professionale, e probabilmente questo è lo snodo centrale per poter poi, a partire da documentazioni didattiche personalizzate, promuovere reali pratiche, come dire, che promuovano appunto poi nel quotidiano d'aula processi inclusivi. La tesi sostanzialmente sostenuta nel nostro lavoro è che una maggiore qualità delle pratiche di documentazione didattica potrebbe essere, come dire, l'elemento su cui poi sostanziare una maggiore qualità dei livelli di inclusione scolastica. E vengo a descrivere brevemente il progetto di ricerca. Il progetto, come dicevo all'inizio, è stato promosso dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione di questa università, in collaborazione con il gruppo coordinato dalla professoressa Perla di Dasco e con il CNIS Puglia. Il nostro target ha visto coinvolti quattro istituti comprensivi pugliesi e due scuole secondarie sempre della Puglia, e la prima annualità del progetto è stata 2014-2015. Gli obiettivi della ricerca sono stati i seguenti: analizzare le pratiche in uso della documentazione didattica, formare al concetto di competenza documentativa come trait d'union fra teoria e pratica dell'insegnante specializzato, allestendo ambienti formativi che accrescano i livelli di formalizzazione, condivisione e comunicazione dei saperi della didattica inclusiva degli insegnanti specializzati, ed ancora co-costruire con gli insegnanti partner dei format di documentazione didattica, come ad esempio modelli di schede di osservazione per la stesura dei BDP, modelli di PDF, modelli di PEI, differenziati per diversi gradi scolastici e replicabili ovviamente con gli opportuni adattamenti anche in altri istituti scolastici oltre che quelli coinvolti nella sperimentazione, ed ancora elaborare delle linee guida sulla documentazione didattica per l'inclusione a fine di accompagnare i docenti nella stesura di documentazioni a sostegno dei processi inclusivi. Le domande della ricerca sono state le seguenti: come documentano l'esperienza gli insegnanti specializzati, quali criticità incontrano nella pratica ordinaria della documentazione richiesta dall'amministrazione scolastica e quali artefatti possono agevolare la documentazione dell'insegnante specializzato. Non mi dilungo sul quadro teorico della ricerca, sostanzialmente i riferimenti sono quelli della didattica professionale, un approccio fenomenologico e riflessivo, il framework tutto ancora in costruzione della documentazione delle pratiche didattiche e il paradigma della ricerca di tipo collaborativo. Il protocollo di analisi è stato strutturato sostanzialmente in 5 fasi. Una prima fase in cui abbiamo somministrato al campione un questionario a domande aperte rivolto appunto ai docenti di sostegno e omesso di dire in apertura anche ai docenti curricolari. Proprio perché uno, come dire, degli elementi che avevamo intenzione di esplorare era anche quanta continuità e quanto dialogo ci fosse fra appunto il docente curricolare e il docente di sostegno. Successivamente alla somministrazione del questionario si prevede l'attivazione di focus group sulle competenze e sulle pratiche di documentazione didattica, terza fase analisi e tabulazione dei dati, quarta co-costruzione, come dicevo, di format di documentazione, e poi ovviamente una fase di restituzione degli esiti della ricerca. Riporto brevemente la struttura del questionario che abbiamo strutturato. Il questionario sostanzialmente era suddiviso in 4 parti: una parte che andava a esplorare tutta una serie di aspetti relativi al PEI, una seconda al PDP, una terza le documentazioni per la valutazione del grado di inclusione, una quarta le documentazioni relative ai processi di autovalutazione. Per ciascuna di queste parti erano state poi esplorate una serie di aree. L'area 1, azioni propedeutiche alla redazione di tali documenti; area 2, azioni successive alla redazione dei documenti appunto di programmazione personalizzati; l'area 3 aveva invece un fondo specifico sulla strutturazione del modello dei PEI; area 4, livello di integrazione degli obiettivi dichiarati sostanzialmente
sostanzialmente in queste documentazioni è come dire la continuità che poi mantenevano con la programmazione di classe, l'area 5, livelli di disseminazione e archiviazione della documentazione prodotta. Magari ecco, sorvolo la lettura diciamo dettagliata delle risultanze e riporto ecco, qualche prima considerazione. Come spesso accade come dire, nell'analisi diciamo, dei dati che riguardano delle ricerche fatte con gli insegnanti, c'è sempre una forte scollatura fra il dichiarato e l'agito e questo è un aspetto che come dire, ci proponiamo di andare con il futuro di questo percorso di ricerca ad analizzare. Perché? Perché sono emerse una serie diciamo, di elementi che non prospettano, a detta invece diciamo, di quanto la letteratura ci ha riportato, di una situazione così drammatica, perlomeno rispetto al campione che abbiamo analizzato. Le azioni propedeutiche alla redazione dei documenti di programmazione personalizzati sono svolte secondo quanto previsto dalla normativa, quindi stesura in team dei documenti, uso di schede di osservazione propedeutiche alla progettazione del PE, coinvolgimento delle famiglie. Anche le azioni successive alla redazione dei documenti pare rispettino quanto indicato dalla normativa. Per quanto riguarda il modello del PE, le docenti dichiarano una totale condivisione del modello proposto dalla scuola di appartenenza, tuttavia dichiarano l'assenza nel PTOF di linee guida per la compilazione del modello stesso. Le docenti dichiarano una continuità ancora tra quanto programmato nei documenti di programmazione personalizzati e quanto definito nelle programmazioni curricolari. Unica criticità ad oggi emersa è che non si registrano buoni livelli di disseminazione e archiviazione della documentazione, ad esempio i componenti dei GLI non si occupano di raccogliere in modo sistematico gli interventi didattico-educativi nei scritti dei PEI, non esistono archivi o luoghi specificatamente deputati per le documentazioni relative all'area dell'inclusione, se non quelli di carattere amministrativo, non c'è comunicazione tra le scuole e i CTS. Ovviamente tutto questo diciamo, ci pone le basi per definire i prossimi step della ricerca che, come dicevo nella descrizione del protocollo, riguardano questi due passaggi. Quello ecco, che ad oggi abbiamo condiviso come riflessione importante è sicuramente ecco, la necessità di esplorare quanto realmente così dichiari attraverso un questionario e quanto purtroppo invece accade nella pratica che va in una direzione spesso opposta. Grazie per l'attenzione. Ci sono domande sull'intervento? Prego. Se si avvicina così l'ascoltiamo. Sì, ho una voce. Sì. Allora, sono Francesco Schino, sono docente di scuola secondaria superiore e sto svolgendo un trattato di ricerca all'Università Politecnica di Imperatoria Speciale. Porto anche i saluti del professor Montella. E a proposito di questa relazione ottima, per riflettere una riflessione bellissima la domanda automatica, proprio come esperienza dei docenti scolastici superiore, il problema fondamentale forse, che dico una cosa scontatissima, ma della pena di capirla, accennato nella relazione, che con le novità di introduzione anche della normativa non tanto sul DSA quanto sul DES e sull'autismo, il problema deve essere esteso a tutta la componente docente, cioè non solo nella relazione tra docenti sostegno e docenti culturali. Il problema è capire meglio, bene, che la questione dell'inclusione, per esempio con il DES, non è più assolutamente una questione legata a docenti sostegno. Perché non c'è certificazione con l'OS, quindi siamo tutti inglobati in questo problema e c'è troppa poi ricerca sulla questa problematica, francamente sto trovando poco, ce ne sarà un certo numero, però non molto diffusa su questa questione della presenza di docenti anche, di scuola secondaria, superiore, secondo grado soprattutto, coinvolti nell'affrontare questa problematica dell'inclusione con questi ragazzi in situazioni di disabilità. E allora vi chiedo, nel progetto di ricerca, lei ha accennato che c'era la questione di andare a indagare meglio con il rapporto, la relazione, ma è previsto e prevedibile un approfondimento sui docenti
curricolari. Allora, sì, le rispondo solo richiamando un aspetto che ho definito in apertura, cioè la prospettiva, come dire, lo sguardo con cui noi abbiamo poi pensato di costruire questo lavoro guarda a questa necessità di superare lo specialismo che connota la figura dell'insegnante specializzato. Ovviamente dobbiamo partire dalla realtà attuale, cioè che esistono nelle scuole gli insegnanti specializzati, esistono nelle scuole gli insegnanti curricolari. È un dialogo spesso inesistente per tutta una serie di ragioni che, come dire, in parte note, in parte probabilmente ancora da esplorare, però ecco quello che mi sento di dire, ma rispetto, come dire, al punto di vista particolarissimo che abbiamo preso in esame attraverso questa ricerca, cioè l'analisi della documentazione che i docenti producono, è questo, cioè non c'è una cultura della documentazione didattica che è, come dire, che corrisponde a dire non c'è una cultura della programmazione didattica. E quando parliamo di programmazione, come dire, tout court, così come non c'è una programmazione, una cultura della programmazione curricolare molte volte, manca, è evidente, una cultura della documentazione dell'insegnante specializzato, e fin quando non si costruirà o non si interverrà nel sostenere questa assenza, che è probabilmente legata a delle ragioni, come dire, molto lontane, diventa difficile poi nella pratica creare, no, una continuità e un dialogo per costruire delle programmazioni che non separino, no, gli interventi, ma che le uniscano. Non so se sono riuscita a rispondere alla sua domanda.